Allora, innanzitutto buonasera e grazie di essere venuti qui perché noi inizieremo con questa degustazione a fare tre degustazioni online, la quale diventa interessante anche andare a capire o tipologie o territori o vitigni. E lo scopo è quello anche di legarsi un po' alla stagione, da qui capite perché ho cercato di fare sia la parte bianchi, rosati e poi il prosecco. Bene o male, credo che facendole in mesi come questi ci sia anche per noi più gradevole farli. La scelta di oggi è stata quella dell'Alto Adige, perché? Perché l'Alto Adige, per quanto riguarda i vini bianchi, dobbiamo fare una serie di valutazioni interessanti. La prima cosa è che è sicuramente una delle regioni che trovate più facilmente nelle carte dei ristoranti. Oltre a trovarla nelle carte dei ristoranti, la trovate facilmente che sono enoteche, ma soprattutto riescono a mantenere un rapporto qualità-prezzo assolutamente corretto e interessante. Allora, tutta questa forza deriva da una scelta fatta in anni, oramai anche direi ci sono delle aziende di stasera che hanno più di 100 anni, mi fa capire come in realtà la scelta fondamentale è stata la scelta cooperativistica, ovvero il riunirsi per riuscire a creare un prodotto di alta qualità, ma allo stesso tempo concorrenziale per quanto riguarda la parte dei prezzi. Tutto questo ha avuto uno sviluppo nel corso degli anni perché questo è nato come esigenza vera. Se noi andiamo a vedere il numero di soci per ogni cooperativa e il numero di ettari, ci rendiamo conto di due cose. La superficie media spesso è un ettaro, qualche volta un po' di più e qualche volta un po' di meno. Una buona parte di questi viticoltori non fa questo come lavoro principale. Allora, qual è il rischio quando si opera in questo modo? È che le vigne siano abbandonate. Sono tanti esempi di zone nelle quali la viticoltura è stata abbandonata per quello che può essere un investimento eccessivo. Quello che è stato interessante è capire come, invece di ricercare, e questo lo sapete benissimo, in certe regioni si continua a fare la ricerca singolo, individuale, la propria etichetta, il vino che deve essere riconoscibile con il nome del produttore, invece si è abbandonato tutto questo e i viticoltori formano un gruppo unico di persone che a questo punto seguono lo stesso obiettivo. Quali sono i vantaggi oggi? Beh, sicuramente quello di riuscire ad avere una rete commerciale che si può sviluppare. Magari si fa molto meno fatica quando ci si è organizzati a vendere 200-300 mila bottiglie rispetto a quelle che sono invece delle realtà nelle quali venderne 5.000 può essere difficile, a parte Montalcino o Barolo o poche altre zone, insomma. Quindi, primariamente questo. Secondo aspetto, beneficiare di un momento adatto alla vendita per quanto riguarda i bianchi, ma ricordatevi che prima si coltivavano tanti vitigni a bacca rossa, soprattutto la schiava. La schiava è andata in crisi, il mercato non ha più voluto quel vino, sta tornando di moda ora. La schiava è quel vitigno a bacca rossa chiamato Vernach, che si può bere fresco, che non ha una parte tannica troppo decisa, però è indubbio che oggi se ne parla come prodotto di nicchia. Al contrario, prima era il vino quotidiano. E sono i vini bianchi che hanno avuto successo. Non vi ho messo volutamente il Gewürztraminer perché è un vino che ha beneficiato di un successo incredibile a partire dagli anni 90, però proprio per questo successo è diventato un vino che secondo me oggi è alla ricerca di una sua identità. Perché? Perché in quegli anni andavano di moda i vini molto grassi, intesi come opulenti, un residuo zuccherino. Allora, capite come oggi tutto questo è un po' controtendenza? Che c'entra? Ci sarà sempre a chi piacciono questi vini qui. L'influenza di quello che è successo Alsazia è evidente a livello internazionale, però noi che utilizziamo il vino per festeggiare, si capisce benissimo come la tendenza attuale è quella giusta. Allora, mentre io magari farei così, intanto iniziamo a degustare il primo vino, perché questo ci dà modo anche di parlare anche di varie cose. Allora, tre vitigni. Allora, noi abbiamo quindi il Müller Thurgau, il Pinot Bianco e lo Chardonnay. Allora, io partirei dal Müller Thurgau, bene? Quindi siamo col Terenzio.